Adesso andiamo a affrontare la discesa. La discesa in generale, comunque, dato che il peso va tutto a valle, bisogna tenersi più indietro possibile col corpo, con le braccia praticamente quasi estese completamente. Una nota importante è tenere sempre il piede sul freno posteriore, perché quando si perde il freno posteriore diventa pericoloso se la discesa è lunga. Qui siamo davanti a una discesa un po' estrema, che c'è un gradino di un certo livello. In questo caso, se uno non l'ha vista, è un po' pericoloso, perché da qua sembra che c'è un salto di 4 metri. Poi invece, quando ci si avvicina, si vede che c'è un'altra pietra appena sotto, che si può sfruttare saltando su questa e poi sulla strada sotto. Per un pilota esperto è una stupidata, arriva qua, rallenta un po' e dà un colpettino di gas leggero, si allunga con una posizione estesa sulla moto, braccia dritte, sedere molto indietro proprio sul parafango della moto, appoggia le ruote sulla pietra lì sotto e poi di conseguenza va a finire sulla strada. Uno meno esperto è meglio che si sposti o qua dentro, che siamo ancora un pochino sul pericolo, ma è già una roba più accettabile, o addirittura è meglio che venga qua, che allora qua c'è una certa tranquillità e è quasi impossibile capottarsi. Sono cose che da fare non sono difficili, ma la decisione uno ce l'ha solo quando ha una certa capacità di guida. Uno quando non ha le doti tecniche, anche se è una stupidata, ha un freno interno che lo blocca e rischia solo di farsi del male. Con ciò bisogna arrivarci per gradi. In questo caso bisogna valutare come arrivi il pezzo prima delle pietre e il pezzo successivo. Dato che qua, fino qua, è abbastanza liscio se uno sta sul bordo sinistro scendendo, qua l'importante è che uno non vada a frenare su quei sassi qua, perché la ruota scappa, è facile che si gira lo sterzo e si rischia di cadere. La deve lasciar correre la moto, non deve neanche toccare i freni, anzi quasi quasi potrebbe anche accelerare un pochino, perché poi nelle curve successive sotto ci sono delle sponde di ghiaia e lì si può fare anche una buona staccata. L'importante è inclinare la moto quando si inserisce nell'appoggio, non arrivare con la moto dritta frenando e poi rischiare di scavalcare l'appoggio. La culatiera in discesa, come in questo caso, si affronta con una tecnica leggermente diversa dalla salita, perché comunque la pendenza non è esagerata e allora la tecnica un po' si assomiglia. La differenza essenziale è che in discesa si prende molta più velocità e poi quando si va a frenare col freno davanti, su questi sassi bagnati è facile che la ruota scappa e un attimo cadere. Allora bisogna guardare molto avanti dove, diciamo, la traiettoria che ti sta portando la moto va a finire, se c'è una roccia brutta, un gradino, una radice, e rallentare in modo da passare il buco o il sasso con una velocità discreta senza dover pinzare sul punto critico, o addirittura magari spostarsi per arrivarci con una direzionalità a favore, meno storto, perché un sasso preso per sbieco è facilissimo che ti fa cadere, una radice uguale. Se invece un sasso viene preso frontale, non di sbieco, è molto più sicuro, perché ci sarà un po' di colpo ma non scappa la gomma come sullo sbieco, e in quel caso lì voi avete più sicurezza e più padronanza della moto. Thank you.
l'ostacolo è sempre in questo punto. O scendete una certa velocità che da lì buttate la ruota davanti qua, in modo da scavalcare quelle due pietre pericolose, o altrimenti dovete fermarvi, ma attenzione a non rischiare di capottare, perché in questo caso se la ruota dietro è sull'ostacolo e la ruota davanti è pinzata completamente, è facile che dietro si solleva e c'è il rischio della capottata. Andiamo a vedere un appoggio bello lungo che si può fare in seconda o anche in terza, in base un po' al rapporto che si ha. E qui abbiamo una sponda continua abbastanza lunga, che l'ideale è staccare, entrare con l'inclinazione giusta e col motore già in spinta con la marcia giusta, che ti permette di farlo tutto in percorrenza. Però in questo caso verso la fine è piena di buche, e allora bisogna valutare se staccarsi. Se vogliamo staccarsi dall'appoggio per riuscire a prendere più velocità in uscita e a avere meno colpi sulla moto, sarebbe l'ideale sfruttare al massimo la sponda fino a qua e poi usare questa buca per staccarsi, perché se voi vedete, andando avanti qua, le buche aumentano e si perde velocità in trazione, e poi bisogna fare un'altra semicurva per riprendere il rettilineo. Allora in questo caso sarebbe più adatto sfruttare quella sponda lì e staccarsi. Andiamo a verificare la tecnica di guida in questo tratto, che è una discesa che poi si mette su un appoggio, e dato che si arriva comunque da un tratto veloce, poi uno strappo in discesa, la velocità comunque è sostenuta, e per non rischiare di uscire dall'appoggio, anche se la traiettoria porterebbe qua centrale, dato che sulla nostra destra c'è un bel appoggio, bisogna buttarsi, proprio andare a cercarlo, in modo che poi quando siamo sulla parete di là è facile entrare con un'inclinazione unica dentro questo appoggio lungo e percorrerlo a una buona velocità. L'errore da non esperto è arrivare veloci qua, però cosa succede? Che poi con questa velocità non riusciamo più a avere un ingresso di curva veloce, o rallentiamo tantissimo o rischiamo addirittura che qua usciamo dall'appoggio. Poi invece qui c'è un appoggio liscio che conviene seguirlo fino alla fine e dargli velocità. Qua più si è precisi e più si accelera con la marcia giusta, la percorrenza è perfetta, perché non c'è né buche né sassi. Bisogna stare dove c'è più pulito, perché qua vorrebbe dire scomporsi, invece qua il grip c'è. Andiamo a verificare la tecnica su una curva con appoggio, che però ha una discriminante differente. Dopo questo appoggio c'è una curva nell'altro senso su un terreno con poca aderenza. Sfruttiamo questa sponda, però col fatto che andiamo poi a affrontare una curva a sinistra,
Qua dobbiamo staccarci prima dell'appoggio in modo da arrivare sull'altra curva dove il terreno è critico a favore. In questo caso bisogna essere abbastanza aggressivi qua e riuscire a fare una derappata e portarsi all'interno in modo che sulla sinistra successiva noi abbiamo la possibilità di farla a una velocità discreta, perché la curva dopo è veramente difficile, è piena di ghiaietta, di sassi, è difficile inclinare, bisognerebbe rallentare troppo. Bisogna sempre valutare la situazione che si sta facendo in base a quello che c'è dopo e prima. Qua prima si può arrivare forte, allora bisogna sfruttarlo. L'appoggio è buono, bisogna sfruttarlo, però se uno lo sfrutta fino alla fine poi perde più tempo di quello che ha guadagnato qua sulla curva successiva. Allora in questo caso conviene rallentare leggermente, mettere la moto in controsterzo e portarsi sulla destra in modo da avere una sinistra più veloce. Andiamo a vedere il tornante con appoggio. L'errore che è più facile che commetta un poco esperto, un neofita, diciamo, è non sfruttare l'entrata. Facilmente fa l'errore di arrivare dritto a angolo sull'appoggio del canale e poi cosa succede? Che una ruota entra nel canale e l'altra ancora fuori, è un momento di sbilanciamento. Il modo invece giusto che va affrontato un appoggio come questo: uno arriva più esterno possibile, viene a sfruttare addirittura questa parete che è a favore, qui fa una bella frenata, addirittura quasi da far girare un po' la ruota dietro nell'ultima fase. Dato che il canale è molto stretto, per chiudere l'avantreno ci si aiuta un po' di più col freno dietro. La moto è in spazzolata e quando la ruota è qua bisogna già avere le dita sulla frizione e un colpo di gas, partire in derappata, sfruttare bene questa parete d'appoggio e uscire belli stretti per essere in posizione esatta per la traiettoria successiva.